Ciao raga, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi siamo qui col video più atteso di quest'anno. Ve lo stiamo nascondendo da davvero un sacco di tempo, però dovevamo tenervi un po' quel fiato sul collo. Oggi siamo qui con, credo, la novità migliore di tutto il 2020 di VM Racing. Oggi vi abbiamo portato una nuova moto davvero incredibile. Infatti oggi raga siamo qui con un bellissimo KTM 450 SMR 2021 e quest'anno VM Racing ce lo propone anche targato. E qui raga io vi chiedo un bel mi piace, non so quanti chiedervene, ma per una moto così in anteprima almeno 15.000, cosa dite? Quindi mi raccomando, andate sotto e premete quel tasto e sfondatelo. All about humanity. Come sempre siamo qui con Matteo che adesso vi spiegherà tutto quanto. Se avete qualche domanda sul nuovo SMR 450 targato, lasciate un commento qua sotto e cercheremo di rispondere a tutti. Ciao ragazzi, quando è uscito l'SMR in foto da KTM penso di aver ricevuto almeno 1500 mail con scritto meno targhi, ma io ci avevo pensato ancora prima. Perché visto difficoltà per omologare Motard l'XC dal 2017 in poi, allora abbiamo ben pensato di dare un prodotto fatto e finito e anche un prodotto un po' più performante, perché tutti sanno motore come quello che c'è l'SMR, l'SXF è un altro motore rispetto all'XC, quindi un altro albero a cam, un'altra centralina, un altro scarico. E da lì possiamo andare a lavorare. Qualità sempre KTM, quindi non avremo nessun problema di affidabilità, anzi. Siamo andati a mettere il nostro impianto elettrico e dopo più o meno l'allestimento che abbiamo sul SX125. Difatti, dopo il successo dell'SX125 2020, che abbiamo presentato in fiera Motorbike Expo 2020, ci siamo messi subito, dopo qualche mese, verso aprile e maggio, a prendere in mano il progetto 450. Anche se la moto doveva ancora uscire, la moto a noi ci è arrivata 2 mesi fa circa, e poi ci siamo messi dietro a questo progetto. Disponibile circa da marzo, questa nuova 450 SMR targata sarà guidabile con patente A2 e omologata per una persona con la tripla omologazione Enduro, Cross e Super Motard. Gli allestimento poi la diamo come l'SX125, vedrete che la diamo con un allestimento base e dopo ognuno può allestirla come vuole e a suo piacimento. Con questa moto nuova vi invito ad andare a vedere il nostro sito VM Racing aggiornato che uscirà domani, www.vmracing.it, per andare a vedere le specifiche di questo KTM SMR e tutte le novità del 2021 che abbiamo presentato fino ad oggi, saranno disponibili da domani nel sito. Usciranno 2 versioni, la versione stradale come questa targata e la versione pronto pista con qualche accessorio in più per la pista, gomme slick e sospensioni tarate diversamente. Per l'implemento della gamma cercheremo di avercele sempre da marzo in pronta consegna. Le nostre pronta consegna saranno con un upgrade tipo la versione che state vedendo adesso, come con un impianto frenante accossato radiale, con un disco VM Racing montato, 2 cerchi Faba o Excel, dipende se la lama vi piace lucida o opaca, e dopo tutto il resto per l'omologazione. Parlando di pronta consegna, invece abbiamo in pronta consegna il TC125 2021, la novità che abbiamo presentato circa un mese fa. Yeah.
La trovate nel nuovo sito disponibile da domani, già in pronta consegna, e attendiamo questa qua, l'SMR 450 targato in pronta consegna. Prezzo finale invece della SMR 450 21 disponibile da gennaio. E vi giuro raga che non vedo l'ora di provarla sia in strada che in pista, perché posso scommetterci che sarà la moto definitiva. Raga, vi interrompo un attimo solamente perché volevo rispondere a qualche domanda che mi fate in continuazione sia su Instagram che nei commenti di YouTube. La prima è riguardante il KTM 450 SXF e mi chiedete come sta procedendo, perché vi ho portato un video qualche settimana fa, però non vi ho più tenuti aggiornati. Abbiamo smontato il motore, abbiamo ordinato già tutti i pezzi, devono arrivarci, quindi stiamo aspettando i corrieri che ci portino questi pezzi. Semplicemente questo è un periodo un po' affollato e i corrieri sono davvero incasinati e fanno davvero fatica a consegnare in tempo. Mentre altre domande che mi fate spesso sono riguardanti il 125. Leo, ma quando lo finisci il 125? Fortunatamente ho risolto il problema carburatore che vi avevo detto nell'ultimo video dell'accensione. Se non l'avete ancora visto, nella in alto a destra ve lo metto assolutamente per andarlo a vedere. Ho comprato un carburatore che montano sia KTM 125 SX 2021 che Yamaha YZ 125 2021, quindi il carburatore più prestazionale che dovrebbe esserci in commercio, così da risolvere tutto e avere insomma il massimo. Oltre a ciò, sul 125 andremo anche a revisionare le forcelle proprio perché perdono olio, così da avere la moto prontissima per tutta la stagione. E poi sotto l'ultimo video, vi rubo gli ultimi secondi, mi avete scritto in tantissimi, il video in cui ho sistemato un attimo la moto di mio fratello, mi avete chiesto in tantissimi di sistemare il ciao, che vi ho fatto, non è che ve l'ho fatto vedere, però l'avete visto un po' di sfuggita. Ci stiamo lavorando perché c'è un mio amico che ha un po' di ricambi di ciao, queste cose qui, e quindi ci stiamo lavorando. Non è una cosa pronti via, e se dovessi portarvela, vorrei portarvela tipo in due episodi già pronti, cioè quindi quando il primo esce ci sarà sicuramente il secondo pronto, così da poter iniziare e finire la serie in pochissimo. Se avete qualche domanda sul nuovo SMR 450 targato, lasciate un commento qua sotto e cercheremo di rispondere a tutti. Quindi raga, il video è finito qui, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando sfondate il tasto di mi piace perché questo video lo merita davvero per la novità che abbiamo portato. Cercherò di portarvi qualche altro video in futuro, magari proprio su questa moto. E basta, mi raccomando iscrivetevi attivando la campanellina per ricevere tutte le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!